Allora, mister, oggi mi consente di essere un po' cattivello, le dico la verità. Io trovo assurdo il fatto che il Catanzaro non sia riuscito ad arrivare nelle prime 12 quest'anno. Naturalmente non ha debito colpe a lei, ci mancherebbe altro. Però trovo assurdo questo fatto e nell'assurdità di questo fatto trovo assolutamente assurdo e ingiustificabile, le dico la verità, il secondo tempo di Fondi. Anche alla luce di quello che è successo, delle penalizzazioni, insomma, con le penalizzazioni probabilmente il Catanzaro dopodomani avrebbe avuto una chance in più. E allora le chiedo se appunto, insomma, questo secondo tempo di Fondi, insomma, ha lo stesso giudizio mio e se comunque, insomma, cosa ne pensa di questa cosa qua? No, sono assolutamente d'accordo su quello che hai detto, perché penso anch'io che insomma, questa squadra che non vada a fare i playoff sia veramente insomma, un grande peccato, un grande rammarico anche da parte mia. Questo l'ho detto oggi ai ragazzi. E io infatti dopo Fondi ero molto deluso per questo motivo, perché sono convinto che noi oggi con questa squadra avremmo potuto dare filo da torcere a tutti, perché la squadra fisicamente sta bene, la squadra adesso comincia ad avere una fisionomia ben precisa, e quindi anche per me questo è un grande rammarico. Purtroppo anche io poi il secondo tempo, anche a me il secondo tempo di Fondi non è piaciuto assolutamente, però io sono convinto che è figlio di tante cause. Primo è che onestamente il primo tempo è una partita che deve finire con più di due gol di scarto, e a quel punto, per quello che la squadra ha fatto, perché è stato un primo tempo, penso forse il migliore che abbiamo giocato da quando ci sono qua io, dove abbiamo creato veramente tantissimo, dove al 44esimo Onescu ha una palla a 3 metri dalla porta e non fa gol solo perché nel calcio a volte c'è anche l'imponderabile, perché quella è una partita che se il primo tempo finisce 3-0 è una partita che tu vinci largamente e in modo meritato. Poi il secondo tempo, secondo me, subentra anche magari la paura di una stagione piena di tensioni, piena di ansie, dove tu sai che con un punto sei salvo matematicamente, e quindi inconsciamente può essere subentrato questo, che ripeto, assolutamente non voglio giustificare, ma anche a me non è piaciuto assolutamente, però capisco, insomma, loro hanno vissuto quest'anno, questi ragazzi hanno vissuto insomma un'annata piena di tensioni, piena di stress, e per loro quel punto voleva dire insomma finire un'annata purtroppo brutta, purtroppo negativa. Insisto però, io ho parlato di assurdità, non mi lascio neanche fuorviare, parlo anche di vergogna, le dico la verità. Ancora di più, appunto, sempre riferendomi a questo secondo tempo, e anche in considerazione del fatto che, insomma, lei lo ha detto anche in altre circostanze, no? Insomma, questi ragazzi avrebbero dovuto dimostrare di essere da Catanzaro, e dimostrare di essere da Catanzaro lo si fa anche in questo tipo di partite. Non accontentandosi di un pareggio a Fondi in casa della penultima in classifica, è certamente vero quello che lei dice del punto utile per la salvezza, però insomma essere da Catanzaro bisognerebbe far capire che è qualcosa in più di andare a elemosinare un punto a Fondi nel secondo tempo e non giocando praticamente la partita facendo un maxi torello. E quindi le chiedo se, insomma, se anche da questo punto di vista questo comunque è come posso dire, è un esame che evidentemente dal mio punto di vista non è stato superato, se dal suo punto di vista questo esame, questo di Fondi, questo secondo tempo di Fondi è stato un esame che le consentirà di fare delle scelte in vista del futuro. No, assolutamente, siamo d'accordo su tutto. È normale che io faccio delle valutazioni quotidianamente, le ho fatte lì, le farò
anche domani, però devo essere onesto e come dico che a me il secondo tempo non è piaciuto, devo anche dire che onestamente io a questi ragazzi da un punto di vista dell'applicazione, dell'impegno, della disponibilità che mi hanno dato dal primo giorno, io da questo punto di vista loro non posso assolutamente rimproverare nulla. Poi siamo tutti d'accordo, io per primo, e lo ripeto perché alla fine ero più deluso più deluso per non poter andare a giocarmi ancora l'ultima possibilità di playoff che contento per la salvezza. Però purtroppo un campionato intero ti lascia delle scorie che difficilmente ti togli. Alla luce di quello che ha detto, come si motiva una squadra che andrà a Pagani dopodomani a giocarsi una partita che per lei non ha alcun senso, se non quello di completare magari senza una sconfitta il campionato, che di sconfitte ne ha già viste troppo, contro una squadra che al contrario deve vincere a tutti i costi per non rischiare di farsi soffiare il vantaggio del fattore campo ai playout? E poi pure i tanti problemi di formazione che abbiamo, soprattutto in difesa, ma anche in attacco, con vari infortunati che non saranno disponibili. Sì, abbiamo tantissime assenze, adesso poi domani faremo la conta, ma sicuramente mancheranno 7-8 giocatori, ma da questo punto di vista non mi preoccupo perché riusciremo a mettere in campo una squadra che io sono convinto che farà la partita che deve fare. Non ho da questo punto di vista il problema di motivare i ragazzi, perché devo essere onesto. Insomma, da questo punto di vista non hanno mai tradito le mie aspettative, quindi noi andremo a fare la nostra partita, ma questo penso che sia anche abbastanza scontato da dire, per rispetto innanzitutto di noi stessi, che siamo dei professionisti, per rispetto della maglia che indossiamo, per rispetto del campionato, col vantaggio che abbiamo magari la mente un po' libera, e che quindi possiamo anche provare a fare una partita dove possiamo anche provare un po' più a divertirci, provare un po' più a fare quello che voglio io. È inevitabile a 90 minuti dalla fine chiederle del suo futuro. La società sembrerebbe orientata a confermarla, anche se non c'è l'ufficialità, pare una cosa anche abbastanza scontata. Quindi è lei quello che, insieme al direttore sportivo, dovrebbe già avere le idee chiare su come costruire la squadra che tutti quanti, ma penso anche nelle intenzioni del club, dovrà essere più ambiziosa l'anno prossimo, cioè non ci si potrà accontentare di una salvezza anche in anticipo come quella di quest'anno. E a questo punto le chiedo anche chi pensa che possa essere fra i giocatori utile alla causa anche l'anno prossimo. Allora, una premessa importante, per me questa è stata un'esperienza bellissima e io ringrazierò sempre la società e il direttore per avermi dato l'opportunità di venire ad allenare a Catanzaro. Mi sono trovato benissimo, benissimo in campo, benissimo fuori e quindi da questo punto di vista la mia volontà di continuare insomma, è scontata. Ancora non ci siamo incontrati con la società, adesso pensiamo a finire nel modo migliore il campionato, poi ci incontreremo con la società e parleremo sicuramente, e questa insomma penso che sia una cosa abbastanza scontata, il Catanzaro dovrà fare un campionato sicuramente diverso, dovrà provare a fare un campionato sicuramente diverso. E non magari purtroppo fare il campionato che ha fatto negli ultimi anni. Questo penso che assolutamente da questo punto di vista sia una cosa abbastanza scontata per l'ambizione e la serietà della società, per l'ambizione della piazza, per le ambizioni anche personali mie e del direttore. Quindi sicuramente da questo punto di vista si dovrà fare un discorso diverso.
A questo proposito le chiedo, al di là dei giocatori, lei naturalmente sulla seconda domanda del collega non ha risposto, ma mi immaginavo che era normale che lo facesse, però le chiedo, al di là dei giocatori, cosa serve secondo lei a questo club, a questa società, a questo ambiente, a tutto quanto per fare un campionato diverso? Bisogna programmare. Bisogna, innanzitutto c'è già una base importante che è una società seria, una società solida, ambiziosa, e quello penso che sia un punto di partenza importante, se non il principale. Quindi da questo punto di vista si parte già avvantaggiati. La piazza è una piazza, insomma, che ha un blasone, ha una storia che tutti conosciamo, che comporta anche quindi di conseguenza oneri e onori. Bisogna programmare bene, perché poi nel calcio alla lunga vince o gioca per vincere, perché poi non è scontato dire che si vince, ma gioca per vincere la società che programma meglio e che alla lunga magari fa meno errori. Però insomma questo campionato ci ha insegnato anche che società come Lecce, società come Benevento, come Salernitana, Catania stesso, per vincere hanno fatto fatica, ci hanno messo anni. Si vince costruendo mattoncino dopo mattoncino, programmando. È normale che poi una piazza come Catanzaro giustamente non ti dà tanto tempo, perché quello è scontato, però la storia del passato insegna questo, che può capitare di vincere anche così alla prima occasione, però è più frutto del caso che frutto del lavoro. Secondo me la programmazione è alla base di tutto. Programmazione, mattoncino, mattoncino dopo mattoncino, serve anche spendere, perché altrimenti naturalmente senza un giusto budget di spesa quelle squadre che lei prima, a cui lei faceva riferimento, non avrebbero mai vinto: Lecce, Benevento, Salernitana, eccetera eccetera. Ultima cosa, da anni qui sentiamo un mantra, no? Prima voi in sede di mercato, prima di calciatori vogliamo uomini, prima di calciatori vogliamo uomini. Con questo mantra noi siamo da 3 anni che rischiamo la serie D, insomma, avendo più o meno uomini, non so dove sono questi uomini, però insomma rischiamo da 3 anni la serie D. Allora le chiedo, anche da questo punto di vista, senza naturalmente fare nomi, ci mancherebbe altro, io credo che questo invece è un campionato in cui certamente ci vogliono uomini serie, però ci vuole anche tanta esperienza, ci vuole anche tanta gente che sappia vincere questo campionato, ci vuole tanta gente che abbia l'esperienza giusta per giocare in una piazza come Catanzaro. Le chiedo se è d'accordo con questa disamina e se magari, ecco, anche prendendo spunto con le ultime notizie, le squadre B, eccetera eccetera, insomma, forse la politica dei giovani, magari non dico che vada accantonata, però insomma vada tenuta in considerazione tanto quanto rispetto a quella che è la politica delle persone più esperte. No? Giusto, secondo me ci vuole un mix giusto, ci vuole il mix di giocatori abituati a giocare per vincere, quindi abituati a determinate pressioni, però ci vogliono anche poi giovani di qualità, perché quelli ti danno freschezza. Ci vuole un giusto mix tra esperti, tra giovani. Il modo migliore per costruire una squadra che deve fare un campionato di vertice, penso che sia questo. Grazie a voi.